Allora, bella ragazzi, vai. Sono appena tornato dalla spiaggia, ho fatto una camminata pazzesca, lunghissima. Infatti Luna è morta qua. Però volevo far vedere sta roba qui. Allora, io ho lasciato in carica il computer, che è ancora in carica. Questi sono gli ampere che sta assorbendo. Però col sole sardo, bro, grande. Si è messi qua. Aspettiamo un po' tra, vedi, 2 ampere, quasi 3 ampere di assorbimento. Ma collego tutto quello che ho e ci vediamo tra, vediamo, 10 minuti, un quarto d'ora. Ma sono le, vediamo, 13:37, alle 2, alle 14. Birra sempre presente, poi mi spiaggio ancora con le birre. Yeah, anche l'acqua, per carità, serve anche l'acqua. Poi allora ho collegato il modem, vedi che incarica, il telefono, le batterie della GoPro sono cariche, cosa posso mettere ancora? Vabbè. Gli assorbimenti più potenti che ho io sono il computer e le batterie della sigaretta elettronica. Sono le, vediamo, vai, 40, alle 2 ci vediamo, yeah, 13:59, il PC ancora non è carico. Questo neanche, telefono all'87, questo sì perché non lampeggia più, questo è carico. Le batterie della GoPro erano già cariche, non le ho messe, il sole non è il massimo, anzi, questa è la situazione, non c'è tanto sole, anzi, un po' di ombra la fa la macchina, però è un po' scarso. Pino 99,6, 14:17, telefono al 94%, questo ormai non serve più. Qui sta andando. Qua 99,6, metto le piastre induzione. 3 meno un quarto. Telefono 100%. Salutami Lenel, bro. Sole pochino, dai. Comunque raga, io tutte le mattine c'ho sempre 100% qua. Faccio tipo quando monto il video faccio 3-4 cicli di carica al computer. Queste qui sono perennemente in carica perché poi le scambio, quando si scaricano qua, le giro, le metto lì. Qua, bro, non finiamo più di consumare energia. Vabbè, raga, qui non ha finito, però qua manca una tacca, ma qua 99,6 non scenderà lo stesso, sono sicuro. Vabbè, comunque al massimo non arriverà neanche a 99. La batteria al litio è una bomba. È una bomba se fate solo campeggio, non vi serve avere il litio. Ma se siete full timer, il litio è tanta tanta roba. Poi dipende perché se, dipende sempre un po' uno. Che utenze, io non ho il frigo compressore perché il mio trivalente va bene, lupo in camper lo so, anche perché lo accendo pochissime volte, e non uso mai il congelatore, non ho carne, non ho queste robe qua, quindi se siete full timer, secondo me la batteria al litio è una svolta. Se invece usate il camper il fine settimana per weekend, non ha senso. Poi vedete voi, poi dipende. Dipende sempre quello che avete attaccato. Per quello che ho io, alla fine io uso solo il computer, la TV non ce l'ho. Non la guardo da. Saranno. Sono dei pazzi che urlano. Quando
finirà tutto il ciclo di carica, vi farò vedere, ma è ancora 99,6, difficilmente scende col giorno così, eh. Con la sera, perché a me capita anche di montare i video la sera, la notte soprattutto, anche perché io non vado a letto presto. Arrivo, se va bene, all'88-89%, perché il computer lo tengo sotto carica quando si scarica. E poi mi carico il telefono, le cose, senza luce, lo sappiamo che la batteria non si carica. Però io non sono mai andato oltre, nel blocco non sono mai andato oltre l'80%. Qui 89-90. E ancora non c'è il sole potente, come mi dicono i brossardi, che mi vogliono bene, io voglio bene a loro, grandi. E basta. Ringrazio sempre Gabriele di Litio Store, che mi ha fornito la batteria, gli accessori, Dr. Camper per l'impianto. Ormai sono sardo, sto facendo una storia che vi dirò più avanti, che se riesco a farla, tanta roba. E niente, se volete anche voi la batteria al litio, per chi vuole, io la consiglio più per i full timer, ecco, poi ognuno fa quello che vuole. Andate sul Litio Store, sul sito di Gabriele, mettete il mio codice sconto CamperJama e avrete uno sconto del 5%. Insomma, non è poco. Qua carica, è salita, 99,7. Si vede? Si vede? Così? Ok. Vabbè. Ciao Enel. Sta dorme, svenuta. Tina! Saluta gli amici. Sa che dorme real. Dormi? Sì, dorme. Allora, vi faccio vedere perché è salita di percentuale. Allora, questo è l'assorbimento che ha adesso. Se io spengo l'inverter, questo è quanto carica. Quasi un ampere, non c'è sole, cioè c'è pochissimo sole. Ma perché si vede così? L'assorbimento è meno della carica ed è per questo che è salita a 99,7. Il PC si è caricato, spia blu. Qua manca un'attacca, però vabbè raga, cioè 99,7, cioè non cambierà niente, anzi aumenterà pure. Quindi bella storia. E niente. Telefono 100%, tutto a posto. Bene, come avete visto, i miei assorbimenti gli fanno un baffo, la batteria al litio. Quindi ribadisco il concetto, se siete full timer, secondo me la batteria al litio è tanta roba. E se invece usate il camper solo il fine settimana, il weekend o per le vacanze, una GM va più che bene. Due, boh, vedete voi. Cioè io c'ho un pannello da 100 watt, che è quello che ha montato Camper Jobs. Mitico Luca, grande. Rispetto, capo dei full timer Camper Jobs, non ce n'è. E poi c'è una batteria da 200 ampere che mi ha appunto mandato Gabriele di Litio Store. C'ho tutti gli accessori Victron Energy, top di gamma, funziona alla grande, pure quando carico dall'alternatore è una bomba. E niente, volevo solo dire questo, che io a distanza di quanti mesi sono, non lo so, devo fare il conto. Vabbè, comunque poi lo scriverò in descrizione. Non ho mai avuto problemi, la batteria non mi è mai andata sotto l'80%, quindi a posto. Ma magari metto veramente l'induzione, non so, ti immagini? E niente. Vi ricordo allora il sito di Gabriele, Litio Store, codice sconto CamperJama, 5% di sconto. E niente, dai, bella storia. La Sardegna spacca, ragazzi, non ce n'è. Top, top i sardi, top tutto. Cibo, tutto. Figo, grandi. Yo! Un po' di mare. Meritato. Dopo il test delle batterie.
Pini. Ma...